L'Italia è il paese dei festival, ce ne sono più di 100, sono già stati fatti bilanci in termini di costruzione di una specie di coscienza culturale collettiva, ma anche di volano per l'economia. Ci sono già dei ripensamenti, molti dubbi, ma complessivamente negli ultimi 10 anni questa moltiplicazione dei festival ha fatto bene al paese. Partiamo dal titolo, l'informazione per la cultura. Cosa cambierà rispetto all'anno scorso? Beh, l'anno scorso eravamo concentrati proprio sul dibattito se si poteva fare cultura all'interno del web, portando fuori l'informazione culturale da quelle pagine paludate che era la classica terza pagina. Quest'anno invece noi ci interroghiamo proprio di come si dovrebbe fare l'informazione per promuovere la cultura. L'anno scorso furono tanti gli ospiti di spicco e quest'anno? Beh, anche quest'anno sono tantissimi, avremo delle conferme, perché ci saranno Raimo, ci sarà ancora, Dorfre ci sarà ancora, Marino Sinibaldi ci saranno ancora, Pepe la Terza ci sarà ancora, e ci sono anche delle persone nuove, una per tutte dovrebbe essere presente la Testa, Anna Maria Testa, ma poi c'è Golino. Sicuramente un monumento alla cultura. Anche quest'anno ci saranno 2 premi riservati ai giovani giornalisti e agli studenti delle scuole, però ci sarà una novità che consisterà proprio nel premio. Sì, quest'anno 2 premi, come l'anno scorso, uno rivolto ai giovani giornalisti under 35, viene chiesto se con la cultura si mangia, mentre ai ragazzi delle scuole medie superiori chiediamo quanto è importante internet nella loro formazione. Siamo riusciti a raccattare 1.500 euro che verranno divisi nei 2 premi, quindi 750 euro al giovane giornalista e 750 euro alla scuola vincitrice. Quest'anno il Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia ha avuto qualche difficoltà a trovare i finanziamenti. Per un festival nuovo e comunque più d'élite, diciamo, come quello del giornalismo culturale, quali problemi ci sono stati e quali problemi ci potrebbero essere da questo punto di vista? Problemi di fundraising sono sempre molto elevati quando si parla di cultura. In questo territorio siamo riusciti a raccogliere un denaro, parte dell'università, parte di sponsor privati. Qualcuno in noi ci crede, certo che è molto difficile raccogliere i denari e comunque da noi non è arrivato Google, come invece è arrivato al Festival di Perugia, e non so, non gliel'abbiamo chiesto però.